Buongiorno, inizia questo nuovo vlog. Volevo farvi vedere questi prodotti che devo farvi vedere perché sono, penso, i prodotti per la skincare in generale, non solo per il viso ma anche per il corpo, che nonostante me li abbiano comunque inviati, li sto amando alla follia. A parte che hanno questo profumo che non vi dico, cioè l'estasi pura, e in più sono proprio fighi, cioè proprio come packaging, come ingredienti, fighissimi. E sto parlando della Hello Body, e in questo preciso istante io ho su questa maschera che è la Coco Clear ed è una maschera detox, appunto di questo colore molto cioccolatoso. Io l'applico con un pennello del genere, questo qui è a lingua di gatto, l'ho applicata e questa deve stare su penso 10-15 minuti. È la quinta volta da quando mi hanno inviato i prodotti che la uso, fa un effetto super rimpolpante, lisciante. Io la metto sulle zone critiche, naturalmente evitando questa zona che comunque è già parecchio secca di mio, anche se questa è molto idratante. Però diciamo che quando faccio le maschere preferisco metterla in queste zone qua. E quindi ripeto, mi ci sto trovando benissimo. Questi sono 50 ml. Poi tutti i prodotti sono fatti a Berlino, quindi fantastico. Questa è una delle cose di cui mi sono innamorata di più. Le altre cose invece sono questo, che è il Coco Shine, che ho utilizzato l'altro giorno sui capelli, perché sapete che le mie punte sono decolorate, quindi ho bisogno di una maschera molto nutriente, e questa è fantastica. Appunto è un hydrating hair mask idratante, ma nello stesso tempo aiuta anche a lisciare il capello, lo districa, fantastico. Poi abbiamo due prodotti per le labbra che sono una cosa impressionante, sono questi due, ve li faccio vedere sperando che metta a fuoco. Eccolo qua, Coco Kiss e Coco Rich, che i nomi sono tutto dire. Questo qui è lo scrub labbra. Sapete che io sono fissata con gli scrub labbra perché ho le labbra secchissime, quindi questo qui, a parte che è rosa, cioè è rosa, e poi ne serve pochissimo. Lo prendete col dito, lo applicate, non potete capire l'odore, verrebbe da mangiarselo, voi non mangiatelo. Lo applicate, lo sfregate bene, potete anche fare in questo modo che è un po' più comodo magari. Con un asciugamano, un panno, andate a toglierlo e già da subito sentirete le labbra idratate, sensazione meravigliosa. In più sono proprio rinate. E poi dopo andate a mettere il balsamo labbra, che invece è questo qui, Coco Rich, che è un profumo che non vi so dire perché sarebbe una cosa troppo lunga. E lo applicate semplicemente o col polpastrello, potete anche utilizzare dei pennellini se magari vi dà fastidio toccarli con le mani, magari volete usarlo in più persone. Io li utilizzo due volte a settimana questi due prodottini, faccio lo scrub e poi metto il balsamo, però il balsamo naturalmente è una cosa che uso molto più spesso, anche prima di andare a dormire. Tra l'altro questi prodotti sono 100% vegetali, quindi oltre ad avere un buon inci, sono proprio buoni a livello di cute. Tra l'altro qui sotto nell'info box vi lascio il sito dove potete acquistare i prodotti, che sono questi che avete visto, e in più ce ne sono anche altri, da cui anche lo scrub corpo e un altro prodotto per il corpo che adesso vi faccio vedere, che è il Coco Glow, che è lo scrub corpo, e il Coco Slim, che è un olio anticellulite che appunto va messo dopo la doccia e dopo che avete usato quello scrub. Inoltre giù nell'info box, oltre al sito dove potete acquistare queste cose, vi lascio anche il mio codice sconto del 15%, che è ILA YouTube scritto grande tutto attaccato, ve lo scrivo anche qui nel video e ve lo lascio scritto sotto, quindi se vi va potete utilizzare questo codice, che comunque è un 15% e non va buttato. Io sono davvero felicissima di avervi mostrato questi prodotti perché ci tenevo tantissimo. Quindi questi erano i prodottini, io spero vi piacciono, ripeto, trovate tutto nell'info box tanto per le info. Mi sono truccata, però ho fatto una cosa molto basica. Questo è il look semplicissimo, ci ho messo soltanto il mascara, sopracciglia, e ho messo il correttore perché oggi c'è un tempo un po' così che non si sa bene se è carne, se è pesce, se piove, se non piove. Quindi, tra l'altro, tra un po' devo andare alla metro. Ci vediamo con le mie amiche. Dopo, invece, io e un'altra mia amica andiamo al cinema a vedere La Bella e la Bestia. E non vedo l'ora perché è da quando ho visto il trailer tanti mesi fa che non vedo l'ora di vederlo. Tra l'altro, prima che mi chiediate che rossetto ho su oggi, perché al contrario di altri giorni che magari metto le dita, oggi ho voluto riprovare questo rossettino di MAC. Si chiama Mer, ma non si legge mai. Ed è questo color nude rosato. Eccolo qua. Tipo il colore delle mie unghie, lo stesso. Ci ho appena fatto caso. E tra l'altro, ecco perché non ve l'ho ancora fatto vedere, ho rifatto le unghiette.
tolte finalmente. Dico finalmente perché erano tantissimi mesi che le avevo tolte, quindi le ho rifatte proprio lunghissime. Eccole qua. E altra novità, ho finalmente ritirato l'iPhone, perché non so se vi ricordate quando avevo girato il video dei regali di Natale, ecco, lì vi avevo spiegato tutta la situazione. E finalmente eccolo qui, il mio iPhone 7 rosa, ragazzi, è rosa. Non ci potevo credere quando me l'ha dato, perché sono mesi che aspetto. E la scatolina è questa qua. Eccolo qua, l'altro lo darò a mia sorella, insomma, a chi di dovere. E questo adesso è il mio. Non che l'altro avesse dei problemi, ma mi è stato regalato, quindi l'ho preso. Ed è da 256 giga. E a breve farò anche dei video, insomma, dove ve lo faccio vedere meglio, perché all'interno ho cambiato un po' di cose, quindi insomma, poi ve lo farò vedere meglio. E tra l'altro, prima di uscire e di vestirmi, mi stavo vedendo Sing, che è un cartone che è uscito, quando è uscito? L'anno scorso. E ho quasi finito di vederlo, quindi adesso rimetto play. E poi ci vediamo dopo, quando starò alla metro. Ma io non voglio. Eccoci, stiamo facendo una Se riprende passeggiata. già. Sì. Ma ciao. Dove è andato Desiree? Oh. Guardate che brutto cielo, tra un po' ce ne dobbiamo anche andare. Sei felice di andare a vedere? Bene, io non vedo l'ora, conta. Vabbè, adesso stoppiamo, perché farlo così in giro mi sento un po'. Oh, questo non si ferma! Carina. La gente ci guarda, pensa che siamo matte, ma in realtà stiamo facendo un vlog, ignoranti. Ignoranti. Vabbè, agi proprio questa macchinetta, sai il braccio? Eh sì, adesso basta. Come si stoppa? Dopo ci vediamo. È un vlog! Bellissima la canzone. C'è andata in fissa, raga. Dai, guarda che figo. Ma chi è lui? John Legend? Sì. Ah, è quello che ho visto rimasto su YouTube. Ma non l'ho mai... Cioè, non pensavo fosse... Ah, mi sta sfumando la pancia. Oh no, mi dispiace. Uno. Swish! No. Commentiamo il film. Come ti è sembrato? Alla prima no. Aspetta, prima dei commenti diamo il voto. Cioè tipo da 1 a 10. Il da film. 0 a 10. Anzi. Da 1 a 10. Da 0 a 10. Allora, il mio voto, Rullo di tamburi, 7. No, così poco. Sì, perché alla prima non è il mio film Disney preferito, quindi vabbè. Qual è il tuo Disney? La cosa positiva. La sirenetta. Oh, cioè, dai. Obviously. Mi è piaciuto perché è stato molto fedele all'originale, anche se ci hanno aggiunto qualche canzoncina che Vero. Non c'è stava. È stato molto fedele all'originale. Cioè, sì, ma la canzone che canta lui a un certo punto, cioè, non si può sentire. L'ultimo. Però ecco, boh, non lo so, c'è stato qualcosa di discordante che non mi fa dare un 8 o un 9. Allora, premetto che forse sarò l'unica, non lo so, che non ha mai visto tutto completo il cartone animato. Ma che stai dicendo? Cioè, non l'hai visto tutto? L'ho visto una volta, forse. No, che devo fare? No. Quindi non sapevo bene la storia. Cioè, l'ho visto una volta a spezzoni, quasi tutto, però mai del tutto. Quindi mi è piaciuto un sacco. No, poi proprio bello, mi è piaciuto, sì. Ok. A una certa stava piano, la piagna un po'. Però è Infatti, stato... a una certa non mi commentava più le scene e io ho fatto tipo, vabbè, no, disturbo. È stato un attimo di... Il pezzo in cui ballano poteva essere anche più lungo. Sì, infatti. Cioè, capito? Poi escono in balcone, così, con la neve, quella a mezza manica. Ma dove... I dettagli, ragazzi, i dettagli fanno un ottimo film. Però vabbè, dai, a parte questo è stato carino. No, molto bello. Quindi il tuo voto è? 8,5. Mortacci. Vabbè, perché te l'ho detto. Cazzo, non ho... smetti di guardare. Però non te ne sono mangiati durante il film. Lo so, ti sentivo ogni tanto. Valentina! Cioè, che non ti fa male la pancia? No, no, fa male la pancia per le calze che mi stringono. Devo fare, a me mi portate un pacchetto di caramelle e so... Ragazza più felice del mondo. No, soprattutto Fru Joy. Comunque, abbiamo commentato il film. Poi domani vi riprenderò anche un pezzo del suo tatuaggio, se me lo permette. Non inquadrerò la sua espressione. Ah, ma diciamo cosa devi farti. Almeno gli diamo una piccola preview. Dici cosa devi farti. Perché io non ho capito la questione della frase. Se la devi ripassare, fattene un'altra. Ma che frase? Questa qui. No. No, cosa? No, no, la prima opzione. No, non la devo ripassare. Fare un'altra. La farfallina, dici? No, mica la ripasso. La ripasserò poi in un futuro. E quindi che frase devi farti? Io sapevo solo la rosa, in realtà, per coprire... Qui sopra. Per coprire i piccioni viaggiatori. Qua. Ok, hanno capito, penso. Basta che non ci vado a spogliare a lui. No, mi scrivo la data di nascita del mio nonnino. E poi mi faccio una rosa perché ho delle rondini sul fianco e me la copro, me le copro con una rosa sul viola. Ciao. Mamma mia, sembro manca mago proprio. Ma cosa? Basta! L'ultimo. Beh, dai, almeno una per me a questo punto. Niente. Un pelo. Quindi per oggi buonanotte.
Buonanotte. Dici che è troppo vicino. Ci vediamo domani con la sorpresa dei tatuaggi. Non miei, questo è uno scoop. Più unico che è raro. Un bacio, buonanotte. Buongiorno, vediamo il buongiorno così. Ho appena messo la crema sul fianco della Lali, con la cui, quindi se volete farvi un tatuaggio vi consigliamo questa, non, come si chiama quell'altra? Emola. Emla. Emla. Ma solo se dovete fare cose grandi, raga, Sì, perché a me mi hanno messo l'ansia, se no non ve la mettete, visto E che adesso la devo impellicolare tutta quanta. Allora, siamo arrivati qui dalla tatuatrice. Come va? Come le va? Sì, a parte che ha appena mangiato. La crema ha detto che ha fatto Sì, effetto. non sento più A niente. quanto pare, ok. E nulla, adesso entriamo, poi faccio vedere degli spezzoni e poi quando sono finiti. Ok, ecco tutto pronto, quella è la sua rosa. Wow, sei pronta? Sono nata pronta Guardate adesso. tutto il cielo palando. Fammi vedere come è diventata la crema. No, vedi, si è seccata. Oh, siamo a buon punto, eh? Guarda che bello. Ma te c'hai con me, eh? Te la rimando, se no devo aprire. Buonasera, come vedete sono tornata a casa da sola. Avete visto il tatuaggio della mia amica, anche se non avete visto la foto del finito, però se vi trovo qualche foto ve la metto qui nel video. Mi sono appena resa conto di una cosa bruttissima, ragazzi. Perché prima sto facendo una live in bagno, naturalmente mi è cascato il telefono. Cioè, non per terra, tipo sul lavandino. Si è scheggiata la pellicola di vetro. Cioè, no, vabbè, non ci posso credere. Adesso ve lo faccio vedere. Non volevo accendervi la luce perché mi sono struccata. Ecco cosa si vede. No, vabbè, c'è cioè il disagio. Meno male che non è sullo schermo. Che pizza. Va bene, mentre mi sto vedendo The Originals, naturalmente. E quindi il vlog di oggi è stato un po' corto. Per oggi vi do quindi la buonanotte.